di come fare degli squishy. Innanzitutto ce ne sono più tipi, tra cui questo che è fatto, questi due che sono fatti con delle spugne intere, tagli in questa forma, questi con dei pezzi di spugna, o cioè una spugna come questa, tagliata a pezzetti, che è la stessa che abbiamo usato qua intera, e qui fatta con l'ovatta. Questi qui sono con l'ovatta, vengono anche più morbidi. Per uno squishy ci serve dell'ovatta o della spugna, uno scotch, delle matita e gomma, dei colori, delle forbici e un paio di fogli. Questi si possono fare di varie forme, ma adesso che siamo vicino a Pasqua abbiamo ricevuto delle uova. Ci sono la parte interna delle uova, queste, che sono molto utili per fare degli squishy rotondi, perché se si fa qui non viene uno squishy rotondo. Quindi che prendiamo di questi rotondi, matita e gomma e un foglio. Prendiamo il foglio a metà, la parte orizzontale, mettete questo e disegnate con la matita un cerchio. Ecco, voi che è uscito fuori il cerchio. Questo qua deve essere piegato perché lo squishy deve avere due parti. Adesso iniziamo con questo qui e ci facciamo un disegno sopra. Ecco voi che abbiamo fatto un lupo. Io l'ho fatto come esempio perché ovviamente siamo lupetti, quindi noi vediamo come primo esempio, possiamo disegnare noi stessi, come per esempio io ho disegnato me e la mia amica qui in questo squishy. Adesso questo qua dobbiamo prendere uno dei colori, se per me è colore, e lo ripassiamo. E l'abbiamo ripassato, ok. Adesso lo dobbiamo ovviamente colorare. Io in questo caso farò un lupo grigio. E adesso lo ripassiamo, così. E poi ovviamente dovremo ritagliarlo prendendo delle forbici. E possibilmente prendete quelle meno pericolose possibili, queste le prime che avevo io, e lo tagliamo così. E vi sono venute due parti uguali perché il foglio era piegato. Adesso dobbiamo disporre dello scotch su tutti i lati di questo cerchio, tranne uno spazio sotto al lupo e possibilmente anche un po' qua e qua, per metterci dentro l'ovatta, perché in questo caso il primo esempio faremo con l'ovatta. Adesso prendiamo lo scotch e lo riempiamo i lati, e ecco che abbiamo ricoperto tutti i lati. Adesso fate attenzione che non si incolli al tavolo, e dovete poggiare questo qua sopra e ricoprire tutti i lati così. E adesso avete tutti i due lati attaccati. Adesso prendete un po' di ovatta e la dovete infilare dentro allo squishy e prendetene il più possibile, e adesso la dovete infilare dentro da questo buco, riempendolo tutto. Ovviamente non ha fatto uscire, però uscirà un po' così, non fa niente, è normale, e cercate di riempire bene tutti gli spazi. Adesso con altro scotch dovete chiudere gli spazi, questo qua, questi due, questo spazio qua, senza far uscire l'ovatta. E se ci sono pochi dove esce l'ovatta, ci mettete lo scotch. Ed ecco che è venuto il nostro squishy. Adesso ne faremo un altro, solo con un altro uguale, quindi il procedimento è uguale, solo che non dovete attaccare prima tutti i pezzi di scotch, prima dovete ritagliare, sempre usando la forma che avete usato all'inizio. Io per esempio ho usato questo. Dobbiamo disegnare qua sopra la forma e fare lo stesso procedimento, solo che dobbiamo prima infilare la forma all'interno e poi chiudere lo scotch. Adesso vi faccio vedere. Ecco il pezzetto ritagliato, possibilmente ritagliatelo più piccolo della forma, e se volete potete spezzettarlo in piccoli pezzettini e formare uno squishy fatto con i pezzettini, come ho fatto questo. Un altro esempio invece fatto con questo qui è quest'altro, in cui ho ritagliato la forma e mi è venuto il cerchio. E spero vi sia piaciuto questo video e buon divertimento alla prossima lezione.